radio in fermento. Abbiamo detto che però questa radio era localizzata in un punto ben preciso. Perrone, ho letto che era proprio in una casa di Perrone in particolare, con un cognome particolare, che è Mennella. Allora, tu sei chi ha voluto quella radio, che avete fatto la radio nella vostra casa, ma raccontami come vi è venuta quest'idea della radio. È venuta giocando con Federico, abbiamo comprato una microspia, così. Quanti anni avevate? Piccoli. Ventina d'anni. Allora, comprando questa microspia abbiamo visto che questo segnale camminava e si sentiva, ognuno voleva sentire un po' di musica. Poi di lì abbiamo comprato, dopo una settimana, un ripetitore da radio. E di lì è nata la radio Quasi Micciola Terra. Come avete fatto a mettere insieme tutte queste persone? Ma tutte queste persone, questi erano tutti amici più che altro, non erano persone, Era una grande famiglia. tutti bambini eravamo allora. Presidente, presidente, quindi aveva un ruolo importante. Presidente di niente, perché la radio è nata con loro e è morta con loro. Com'è morta? Perché è morta? Perché ormai poi erano diventati costi troppo alti, con le leggi che poi sono uscite e abbiamo dovuto togliere perché non eravamo più a legge, a norma. Ti manca quella radio? Un po' così, anche se io non ho mai fatto un programma sulla radio. Perché sei un timidone, hai fatto fare agli altri. No, no, anche perché la voce non era buona per la radio. Quindi eravate dei professionisti, cercavate chi aveva una bella voce. Eh sì, certamente, loro, la maggior parte di questi qua erano tutti conduttori, erano tutti quanti una bella voce, conduttori anche delle pubblicità hanno fatto tutti quanti, tutto loro, noi eravamo solo gli Che altri pubblicità due, facevano, le inventavano? vabbè, mo tutte, non me le ricordo, però le facevamo tutte, lui era il tecnico delle pubblicità con sua Quale? sorella, il signor Di Nodo, Il signor Di Nodo che sta scappando da quando sono arrivata io e lui continua a fare il tecnico che gira con la macchina fotografica. però lui già faceva le pubblicità di allora, le facevamo in casa, noi avevamo un bar sottostante e nella saletta del bar facevamo queste pubblicità di allora, negozi che, ma non è che offrivano soldi, offrivano regali che noi mettevamo in quiz, tipo il quiz di Mimmo a Mezzogiorno X che poi vinse pure, e mettevamo tutti questi regali con le pubblicità che facevamo allora. Presidente, mi hanno detto che ha avuto un ruolo sociale questa radio. Alcuni ragazzi sono appassionati e la radio poi li aiutate a fare una vita diversa da quella che facevano prima, è vero? Penso di sì, penso di sì. Nella zona che stavamo noi allora, penso di sì. Com'è cambiata Perrone? Com'è cambiata la società? Adesso Perrone ci sono gente, però purtroppo anche io che vado non è che riconosco, ormai c'è tutta gente che è venuta da fuori e non è gente locale. I perronesi sono pochi. Cosa diresti a dei giovani, dei bambini che hanno voglia di fare qualcosa insieme? L'inventiva, noi abbiamo giocato, è stata un'inventiva, è andata avanti per 10 anni, quindi è andata bene, anche se abbiamo rimesso un sacco di soldi, sempre dietro mio padre, anzi per tenerci a casa mio padre ha dato questa disponibilità anche di stare in una casa privata, perché noi in fin dei conti stavamo in una stanzetta che dormiva mia sorella. Poverina, mi doveva subire. Anche. Vedi le sorelle. Per tenerci tutti quanti dentro, perché poi eravamo tutti amici, parenti, perché sono cugini e amici stretti, ci tenevano dentro così. Avete giocato? Sì. Beh, A fare cosa? è un pochettino stato un qualcosa di magico, che è nata grazie all'idea di Peppe, di Franco. È un qualcosa di meraviglioso che magari io personalmente ricordo ancora con tanta tanta nostalgia. Ne abbiamo passate ore meravigliose lì in quella stanzetta che era la nostra radio, avevamo poco, però l'abbiamo resa grande anche con quel poco che avevamo. Ricordi, cambia il tempo, vi ritrovate dopo 33 anni a cena, com'è stato? Guarda Carmen, posso chiamarti Carmen, vero? Meraviglioso, meraviglioso rivedere tante persone che un po' per lavoro, un po' per spostamenti di famiglia, nuove ubicazioni di casa, non si vedevano da tanto tanto tempo. E ti dico, è fantastico.
Com'è andata? Che gioco è stato? Diciamo, un giorno ci siamo trovati io e il signor Di Noto Franco in mezzo alla marina e abbiamo fatto questa riunione di tutti questi amici. Abbiamo detto perché non facciamo questo ritrovo della radio. Abbiamo messo un po' di annunci su Facebook e abbiamo organizzato in 15 giorni questo raduno. È stato difficile mettere insieme tutti? No, proprio ci siamo andati un po' di passaparola con gli amici, tu chiama Peppe, tu chiama Franco, Natale, Giovanni, Francesco, allora ci siamo spartiti un po' i compiti e abbiamo fatto. Avevate voglia di ritrovarvi? Eh sì, perché dopo tanti anni è stato bello ritrovarci insieme a fare questo ritrovo. Anche, voglio dire che in quei tempi là, io ero ragazzo, avevo 15 anni, figurate, mi portavo insieme a me un mio amico Sasso Franco che era americano, io parlavo in italiano e lui in inglese, già stavamo avanti diciamo come idee, poi facevamo delle sigle con un registratore col tasto, mettevamo 5-6 pezzi insieme per fare la sigla, diciamo con i tempi di oggi si farebbero delle cose impossibili, capito? Ci vuole un'altra radio? Adesso? Speriamo, però non lo so come andrebbe, non sono i tempi come una volta. Allora, noi cerchiamo di avere l'americano che ci traduce tutto quello che diciamo in inglese, perché pare che lui parla perfettamente l'inglese, anche se stasera scappa. Scherzi a parte, io prima dicevo, ma possibile che non sono nate coppie in questa radio? Ebbene sì, chi ha conosciuto chi e come? Vabbè, noi ci siamo conosciuti che venivamo sulla radio a fare un programma e durante questo periodo ci siamo frequentati e da lì è nato.